Poi le preoccupa questa situazione? Insomma, io che abito qui a Falcinetto, va bene, prendevo sempre questa strada, facevo presto, venivo da mia madre qui, adesso stamattina ho fatto mezz'ora di fila. Però tanto, purtroppo i lavori si devono fare, non è che è giusto così, insomma, ecco. Quindi diciamo non le dispiace un po' tutto No, questo? perché tanto se si vuole avere il meglio bisogna un pochino soffrire. Non sappiamo nulla, Non stiamo sappiamo. seguendo le indicazioni autostrada, ma non sappiamo neanche il motivo per cui c'è questo disagio. Traffico in tilt in via Papiri a Fano, dove si sono create lunghe code nelle ore centrali del mattino lungo il senso di marcia che conduce alla rotatoria di svincolo autostradale a causa della prosecuzione dei lavori indetti dal comune di Fano per integrare la viabilità esistente con nuovi rami di collegamento e rotatorie realizzati nell'ambito delle opere compensative alla terza corsia della 14. Per poter effettuare gli interventi necessari sono stati predisposti alcuni cambi di viabilità extraurbana, con la chiusura delle nuove rampe di svincolo che oltrepassano la superstrada, in particolare la strada statale 73 bis, che collegano tra loro la nuova rotatoria su via Papiria e l'ultima rotatoria di accesso al casello autostradale. Proseguono i lavori per le modifiche della circolazione su via Papiria all'intersezione con via Mattei e qui è già previsto da qualche giorno delle deviazioni che certamente rallentano il traffico ma che comunque consentono i collegamenti. Dunque invitiamo le persone a studiare dei percorsi alternativi cercando di passare e di evitare quel nodo viario soprattutto nelle ore di punta. In particolare i lavori che si stanno facendo in questo momento lungo la statale 73 bis, ovvero la superstrada, dureranno fino a domani mattina alle 7 e non fino alle 23 di questa sera, in quanto a causa della pioggia di questo pomeriggio sono stati posticipati i lavori della segnaletica orizzontale. Ovviamente trattandosi di una superstrada non si può riaprire senza aver fatto un'adeguata segnaletica orizzontale. Domani, dopodomani, sempre nel tempo lo permetta, verrà chiusa la superstrada sempre in direzione Fano Centro, venendo quindi da Fossombrone, l'uscita è obbligatoria a Fano Sud con la viabilità, come dire, alternativa indicata sul posto. Poi i lavori continueranno e crediamo che il disagio maggiore sarà quello da qui fino al 10 di ottobre, quando dovrebbero finire tutti i lavori di asfaltatura.